Bene, grazie, buongiorno a tutti. Dunque io innanzitutto ringrazio Stefano Laporta e Bernardino Bernardini per l'invito che mi hanno fatto. Come sempre accade per la verità in occasione della presentazione di prodotti e rapporti dell'Istituto, a testimoniare se ce ne fosse bisogno di come il nostro essere sistema si realizza quotidianamente in una serie di attività continue e sistematiche di confronto, collaborazione e cooperazione che ci vedono impegnati. E ringrazio naturalmente, oltre che a titolo personale, a nome dei colleghi delle agenzie. Io sono qui come direttore generale di ARPA Friuli Venezia Giulia, anche come presidente di ASSOARPA, l'associazione che riunisce le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente. Quindi ringrazio a nome dei miei colleghi direttori generali, ma a nome di tutto un sistema che mi piace sempre ricordare, lo faccio un po' tutte le volte che ho l'occasione di partecipare ad eventi pubblici, un sistema che è importante, fatto di 21 istituzioni, con 200 sedi operative sul territorio, con circa 9.000 persone in servizio che lavorano spesso in molti contesti, non in tutti per la verità, con sistemi di pronta disponibilità H24, 365 giorni all'anno, con sistemi certificati e accreditati di gestione delle attività ma anche di gestione delle informazioni, e che si occupano di fare controllo sulle attività produttive, sugli elementi di pressione, e si occupano di fare conoscenza, famiglia, questa seconda a cui appartiene anche il lavoro di oggi. Siccome la presentazione di Stefano Laporta, del direttore, è stata molto ricca, articolata e completa sui contenuti specifici di oggi e anche ricca insomma, di elementi informativi puntuali, di numeri, io ho pensato di aggiungere alcuni elementi che descriverò molto brevemente, che sono maggiormente di sistema, quindi non informazioni che naturalmente ha spiegato il nostro Stefano, alcuni elementi di sistema, considerazioni di sistema, e poi alcuni elementi sui contributi specifici delle agenzie regionali su questo specifico tema. Anche per vedere come alcuni temi di sistema, quindi di architettura istituzionale, di rapporti e di norma, risuonano, che possono apparire un po' distanti appena li descriverò, risuonano però anche nel concreto di una attività specifica come quella di cui abbiamo parlato e parliamo oggi. È un tipo di messaggio che, anche questo io ripeto ad ogni occasione di comunicazione pubblica che mi viene offerta, ma lo ripeto perché è un momento particolarmente critico a mio avviso per la vita del sistema della protezione ambientale in questo Paese, quindi lo affido ai membri del Governo e del Parlamento tutte le volte che ne ho l'occasione, perché credo che l'assetto istituzionale sia alla base della affidabilità delle informazioni che il sistema di protezione ambientale di questo Paese deve produrre, che è sicuramente già elevato, molto, molto affidabile, molto interessante come abbiamo appena visto, ma che deve mantenersi e possibilmente crescere ancora. Allora, non posso non ricordare brevissimamente che le nostre agenzie, di cui poi vedremo qual è stato il contributo in questo lavoro, che sono 21, 20 delle regioni e 2 delle province autonome di Trento e Bolzano, sono nate in un arco temporale molto ampio, di oltre 10 anni, con esiti di forte eterogeneità. Questo è un elemento che produce spesso difficoltà di confronto delle informazioni, oltre che chi opera nel settore anche dei rifiuti, insomma, lo sa, disomogeneità nella modalità in cui si affrontano i controlli piuttosto che nella modalità in cui si realizzano atti autorizzativi. E io devo dire, lo segnalo come elemento critico, che il nostro è un sistema che si sta indebolendo, ahimè, dal punto di vista delle risorse, quindi a fronte di un quadro normativo che affida alle ARPA funzioni crescenti, oggi il sistema rispetto a alcuni anni fa ha meno risorse, meno persone, e questo so che è un problema complessivo della pubblica amministrazione, ma nel nostro caso credo sia particolarmente delicato perché si aggiunge a un contesto di
di difficoltà operativa a monte che nasce appunto dall'eterogeneità di cui parlavo. Questo è un dato che mi piace sottolineare su questo argomento e che traduco così, cioè il sistema di protezione ambientale costa 560 milioni di euro all'anno, che per chi ha dimestichezza con le cifre della finanza pubblica è una cifra molto modesta, cioè niente di paragonabile a quello che è il costo del sistema sanitario o delle forze armate, ed è tradotto in contributo pro capite del cittadino italiano l'equivalente della pizza all'anno, una pizza all'anno, quindi non è il caffè al giorno di cui spesso si parla, è meno. Ora, tutte queste cose che do come elemento di inquadramento, proviamo a vederle dal punto di vista del contributo delle agenzie nel lavoro specifico di oggi. Ha detto Stefano come ci sia una norma precisa che individua la struttura di rete e il sistema rete nella gestione del catasto dei rifiuti, e vedete che nel secondo dot di questa slide ho scritto: le informazioni ambientali così raccolte con un sistema di raccolta dei dati sui rifiuti, rappresentano come risultato un riferimento ufficiale per le amministrazioni pubbliche, per gli altri portatori di interesse. Ora, su questo ho usato l'articolo indeterminativo, perché il riferimento è uno dei riferimenti ufficiali. Non c'è una previsione di legge che individua come elemento di riferimento per la produzione normativa o per la definizione di politiche di settore la informazione ambientale prodotta dal sistema delle agenzie. Questo, per esempio, è uno degli elementi qualificanti previsti dal disegno di legge di istituzione del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale, che è in Senato, che ricordava il direttore Laporta in apertura, ma oggi così non è. E questo è un elemento, a mio avviso, di debolezza del sistema. Qual è stato il ruolo delle agenzie nella redazione di questo rapporto? Come ha detto Laporta, il decreto legislativo 152 ci colloca con ISPRA in una struttura a rete del catasto dei rifiuti, in cui credo il lavoro delle agenzie sia particolarmente prezioso, perché svolgono in questo contesto un importante ruolo di collettore e di garante dei dati e delle informazioni dei rifiuti. Essendo sul territorio, il lavoro delle agenzie può, questo accade, essere principalmente finalizzato a garantire una qualità di dati e informazioni molto elevata. Le agenzie svolgono sul territorio un importante ruolo di connessione con gli operatori del sistema dei rifiuti e sono in grado, hanno la possibilità di stabilire e di sviluppare un dialogo costante e continuo anche con gli enti territoriali. Quello che oggi il panorama a livello nazionale è ancora un panorama differenziato, e quindi quello che dicevo poco fa a proposito della eterogeneità come elemento caratteristico della struttura del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale lo ritroviamo anche in questo specifico settore della nostra attività. Quindi le modalità con le quali le sezioni regionali del catasto espletano oggi le loro funzioni sono diversificate, cambiano da regione a regione, molte agenzie, molte ARPA, APA hanno al loro interno una sezione regionale del catasto. In alcuni contesti regionali invece ciò non accade, quindi la funzione viene svolta ancora con un importante positivo supporto attivo dell'ISPRA anche da soggetti che non sono le agenzie. Nell'esperienza di questi anni le agenzie hanno verificato la utilità, necessità di condividere alcuni strumenti di raccolta e di gestione dei dati. Chi lavora in questo settore conosce un prodotto che è stato elaborato inizialmente in Lombardia, che si chiama Orso, che è un applicativo web-based per la raccolta e l'attivazione in particolare dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani, che oggi, lo vedete in questa chart, è uno strumento ampiamente utilizzato, 11 regioni con una 12ª in fase di test e che copre, come leggete sotto, 4.000 comuni e il 58% della popolazione nazionale.
Io credo che questo sistema valga la pena di citarlo perché da un lato mette in evidenza una capacità delle agenzie di fare sistema che ha in qualche modo compensato la carenza del legislatore nel prevedere momenti di coordinamento e di confronto adeguati. Con l'istituto, con quella che prima era APAT e adesso è l'istituto, è nato negli anni un sistema progressivo di coordinamento che ha prodotto elementi positivi. E credo che questo sistema valga la pena di citarlo anche perché condividere strumenti informatici e metodi di raccolta di dati e regole comuni anche nella gestione dei dati ha permesso di migliorare nel tempo in maniera continua la qualità delle informazioni che anche sono state fornite e che hanno, sono in qualche modo confluite nel rapporto che viene presentato oggi. Cito un altro elemento di attenzione, credo molto conosciuto insomma dagli addetti ai lavori, che è la riflessione sulle metodologie e i criteri di calcolo della raccolta differenziata. Come è noto, i soggetti pubblici oggi gestiscono, elaborano, comunicano questi dati utilizzando metodi e criteri di calcolo differenti. E questo produce talvolta anche sconcerto nell'opinione pubblica. Credo che il punto di vista, il tema che accennavo prima della ufficialità dell'informazione che in qualche modo la norma si pone, noi dobbiamo provare a declinarlo a diversi livelli e vedere sempre anche il lato della comunicazione pubblica dell'informazione che produciamo. In questa materia la mancanza del decreto licitato, insomma, produce situazioni spesso di comunicazione non semplice dal punto di vista della comunicazione esterna. Quindi due spunti di riflessione che per concludere un intervento che è stato, credo, breve e, come dicevo, più di provocazione rispetto a alcuni aspetti di sistema, credo che alcuni spunti di riflessione che poi affido anche a chi governerà la tavola rotonda del dibattito sono che si debba puntare maggiormente su strumenti condivisi di raccolta e elaborazione dei dati anche risolvendo alcune difficoltà di confronto di elementi informativi soprattutto per quello che riguarda la comunicazione all'esterno e quindi lavorando anche sulla diversità di calcolo di questi indicatori, in particolare una percentuale di raccolta differenziata. Il lavoro che abbiamo fatto in questi anni tra agenzie e con ISPRA è un lavoro che è andato a crescere, ha prodotto, credo oggi, una serie di strumenti molto importanti, molto utili, conosciuti dagli operatori del settore e come sistema noi abbiamo la necessità in qualche modo di un intervento normativo che rinforzi la nostra capacità di essere al servizio di questo Paese con un lavoro comune che produce risultati come quello che viene illustrato oggi. Bene, vi ringrazio e passiamo.